They keep on talking, it's obnoxious, cause we just watched in the office for it, like the 45th time, and we off that cause they toxic, and we just lost in the drop in vibes, and far from the motherfucking dim lights. And it's amazing how ungrateful we become, trying to prepare for everything, like a change ain't gonna come. And it's crazy how damn hateful we begin without love, as all these busy bees been burning out they butts. You are not anything less what you were made to be, my love. True. And I know the world been lying through these screens, my love, but hey, you are still the best part of all my dreams, my love. Ooh. And the world just saw some bullshit, so trust me. One, two, three, four. Secondo le aspettative, l'attenzione del novizio era molto più focalizzato sui contenuti della conoscenza piuttosto che sul processo di apprendimento e su quello che accade nella mente dei ragazzi e degli studenti, tenendo conto delle loro differenze nel modo in cui apprendono, nella loro provenienza culturale, nella loro capacità anche di esprimere ed elaborare contenuti di conoscenza. Quindi nella descrizione c'è scritto: il ragazzo pronunciò poche parole molto banali. Okay? Quindi che cosa significa questo? Che l'insegnante esperta era stata colei che aveva colto in quel quadro le potenzialità di quello studente, ne aveva valorizzato la peculiarità e la differenza, ed era stata in grado anche di cogliere una traccia impercettibile di cambiamento e di crescita in questo studente. Questi aspetti sono degli aspetti che hanno proprio a che fare con il discorso che volevo fare oggi, no? Che è un discorso su quanto e come la capacità di riflettere che gli insegnanti hanno sulla loro pratica di insegnamento possa fare la differenza in termini di riconfigurazione degli assetti di un contesto educativo, nella riconfigurazione della relazione con gli studenti, nella riconfigurazione anche del rapporto che l'insegnante ha con la conoscenza, che l'insegnante e gli studenti hanno con la conoscenza e con il sapere, ma anche una riconfigurazione di quelli che sono i sentimenti, i vissuti, le motivazioni, le frustrazioni dell'insegnante. Perché è comprensibile che il novizio si fosse sentito in qualche modo frustrato di fronte a quella lezione. Una lezione che sembrava essere, diciamo, fatta di uno sforzo di mettere nelle teste di questi ragazzi qualcosa che non c'entrava, no? E invece poteva essere interpretata e riconfigurata in modo completamente diverso, e quindi anche, diciamo, il vissuto di frustrazione, no, del novizio non era lo stesso vissuto dell'insegnante, che invece era entusiasta. Finalmente quella lezione così pesante, faticosa, aveva dato dei frutti. Finalmente un ragazzo dopo tanto tempo parlava. E quindi questo ci consente anche di comprendere su che cosa noi dobbiamo andare a esercitare la riflessione all'interno dei contesti educativi. Perché vedete, per molto tempo, cioè a partire dagli anni 80, quando si parlava di riflessione, proprio a partire anche dal famoso testo di Donald Shawn, Il professionista riflessivo, si è sempre parlato molto di riflessione come capacità di confrontarsi con l'indeterminatezza di alcune situazioni. E questo è sicuramente un aspetto importante dell'epistemologia professionale degli insegnanti. Quante volte mi è capitato di andare in classe con un programma, con un'idea, no? Con tutto ben costruito, calcolato, eccetera, e di scoprire che non è cosa. Quel giorno la classe, quella lezione non è disponibile a partecipare. Oppure è successo qualcosa che ci ha scopinato completamente i piani, no? Quindi l'imprevisto, no?
la necessità di riadattarsi costantemente alle situazioni nuove, no? A quello che Donaldson chiama la palude della pratica, cioè noi quando entriamo all'interno di un contesto di pratica professionale e nel nostro caso di pratica didattica, siamo sempre di fronte a situazioni uniche, impreviste, indeterminate, che non possiamo gestire con dei protocolli, cioè non funziona gestire delle situazioni con dei protocolli operativi. Tutte le volte, ad esempio, che qualche insegnante si è illuso di poter utilizzare delle ricette, no? Oppure tutte le volte che la domanda di formazione era: ma possiamo utilizzare questo strumento, questa metodologia nel nostro contesto? Gli insegnanti più accorti hanno sempre messo a fuoco la necessità di riadattare, modificare, riconfigurare, no, determinate metodologie. Perché? Perché di fatto l'insegnamento non può avvenire, è una pratica, no, che non può avvenire attraverso l'utilizzo di ricette. Quando io, ad esempio, vedo degli strumenti come la guida Fabbri per gli insegnanti delle scuole primarie, no? Non so se qualcuno di voi l'ha mai vista la guida Fabbri. Qualcuno di voi le ha mai viste? Le guide Fabbri? No. Allora, le guide Fabbri sono proprio dei ricettari di giornate di lavoro didattico, per cui si danno delle indicazioni molto molto precise su come organizzare una giornata di lezione dall'inizio alla fine. È autunno, ci sono le castagne, parliamo delle castagne, poi si può presentare, si può far fare un disegno delle castagne, poi si fa leggere un brano sulle castagne e via discorrendo. C'è la lezione del mese di ottobre, si fa così, eccetera. Ora, sistematicamente chi spera di poter utilizzare una guida operativa si trova poi di fronte a delle situazioni che disconfermano o comunque mettono in discussione, non consentono di realizzare appieno quel protocollo. Quindi l'insegnamento non può mai essere, diciamo, una pratica protocollare, e meno male che è così. Quindi quando appunto noi parliamo di riflessione, parliamo innanzitutto di riflessione nel corso dell'azione. Schoen ci parla di riflessione nel corso dell'azione, quindi della capacità che l'insegnante ha di confrontarsi con l'imprevisto, con il nuovo, e di pensare mentre agisce a nuove e diverse soluzioni, e anche in modo creativo. Tanto è vero che Schoen ci parla di artistry, quindi di capacità di improvvisare, no? E l'insegnamento è una forma anche di artistry, no? Cioè di esercitare il pensiero in modo creativo e di fare una bella lezione utilizzando tutto quello che si ha a disposizione in quel momento. Ho pensato di fare una bellissima lezione, ma mi mancano i pennarelli. Gli alunni non hanno dipingere, ma gli alunni non hanno portato i pennarelli. E allora come facciamo? Dobbiamo adattare la situazione. E questa è la capacità di pensare in situazione che è tipica degli insegnanti, ed è una risorsa, no? Preziosa, che altre professionalità formate in modo più rigido, pensiamo ad esempio ai medici, no? Che sono formati utilizzando protocolli, no? Hanno più difficoltà a esercitare. Gli insegnanti, proprio perché non sono formati in modo rigido utilizzando i protocolli, sono invece capaci appunto di esercitare delle forme di riflessione nel corso dell'azione, e quindi di esercitare delle forme di artistry. E questa sicuramente è una forma di riflessione che tutti gli insegnanti esercitano nel loro agire. L'insegnante che aveva fatto quella lezione su Pirandello così faticosa aveva intuito che in quel momento era importante dare una risposta a quel ragazzo, l'aveva data, e quella risposta aveva dato il là poi a tutta una serie anche di ulteriori riflessioni e processi.
questo l'insegnante non si aspettava che quel ragazzo avrebbe dato quella risposta proprio in quel momento. L'ha fatto esercitando una forma, ha dato una risposta e l'ha fatto esercitando una forma di artistry. E questo sicuramente è un modo di intendere, di esercitare, di coltivare la riflessione delle pratiche didattiche. Ma un altro modo, altrettanto secondo me importante, valido, di esercitare la riflessione nel campo, nel contesto delle pratiche educative, che forse ha più a che fare con il tema che noi andiamo a affrontare, che è il tema dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze, è la riflessione come processo di tipo critico. Perché? Perché quando noi esercitiamo la riflessione come processo di tipo critico, la esercitiamo sui presupposti delle nostre azioni, quindi sui nostri paradigmi di riferimento, sul linguaggio che utilizziamo, sugli stereotipi a cui diciamo, noi siamo stati esposti e che poi di fatto sono stati in qualche modo anche inconsapevolmente interiorizzati. Tutta una serie di elementi che sono sottesi implicitamente alle nostre pratiche e che però appunto fanno la differenza nel nostro agire. Noi non ci sono anche una serie di elementi come le credenze, no? Che sono presenti nelle nostre pratiche e che fanno la differenza nel nostro agire. Allora, che cosa vuol dire riflettere in questi termini? Cioè riflettere sulle premesse delle nostre azioni, riflettere sugli stereotipi, sui pregiudizi, sui costrutti che noi utilizziamo, sul nostro linguaggio. Significa esercitare una forma di riflessione che va nella direzione appunto della critica di quelli che sono i vincoli e i condizionamenti di ordine culturale e sociale di cui noi inconsapevolmente siamo portatori. A volte noi non ci rendiamo conto di essere portatori di stigma, portatori di pregiudizi, portatori di ideologie, portatori di tutta una serie di elementi che di fatto incidono molto profondamente sulla relazione che noi abbiamo con gli studenti, che incidono sulla relazione che abbiamo con le loro famiglie, incidono sul modo in cui noi organizziamo il gruppo classe e sul fatto che magari non ci rendiamo conto e inconsapevolmente legittimiamo che qualcuno venga escluso o legittimiamo che qualcuno venga bullizzato, no? All'interno di un contesto classe. Perché? Perché di fatto appunto noi non siamo sempre consapevoli di tutto ciò che c'è di implicito all'interno del nostro agire. E invece la riflessione, intesa in modo critico, ci consente di tirar fuori proprio questi aspetti impliciti. Vi faccio una serie di esempi. Per molto tempo, io ex insegnante di sostegno e persona appunto che si interroga sui temi dell'inclusione, mi sono confrontata su questi temi su vari fronti, no? Molto spesso incontrando gli insegnanti, dirigenti scolastici, genitori, anche gruppi di studenti. E una volta incontrai un gruppo di insegnanti di sostegno e discutevamo con loro proprio di che cosa si intendesse per inclusione, no? E poi ho chiesto loro di darmi una serie di esempi di che cosa secondo loro fosse una didattica inclusiva. E ne venne fuori appunto una bella discussione. Vedete? Ora adesso... Vedete cosa è venuto fuori? Quindi inclusione a che fare con rispetto, reciprocità, ascolto, accoglienza, condivisione, coinvolgimento, diversità, prendersi cura, personalizzazione, dialogo, equità. Vedete, questa è la rappresentazione, diciamo, mentale, no? Che questo gruppo ha dell'inclusione. L'avete visto? Sì? Okay. Allora, perché è importante riflettere sulle parole?
Perché di fatto le parole rappresentano che cosa? Le parole rappresentano una dimensione che Jack Mazzino ha identificato come prospettiva di significato, che ci consente di inquadrare la realtà da un punto di vista sociolinguistico. Cioè, il lessico che noi utilizziamo, la terminologia che noi utilizziamo, fa la differenza rispetto al modo in cui noi agiamo all'interno di un contesto. Quindi, se io utilizzo un termine anziché un altro termine, uso un'espressione, una metafora, no? Un modo di dire, connoto la realtà che io incontro in un modo particolare e faccio sì che anche gli altri in qualche modo siano coinvolti in questa connotazione. E quindi la riflessione sui termini che noi utilizziamo è un elemento che ci consente, è un processo che ci consente di mettere a fuoco le prospettive sociolinguistiche attraverso le quali noi inquadriamo la realtà. E quindi ritorniamo all'esempio che vi facevo prima rispetto al confronto, al discorso, ai discorsi che si fanno all'interno dei contesti, il confronto che ho molto spesso con gli insegnanti e dirigenti scolastici e ai discorsi che si fanno nei contesti. In classe ho due BES, un autistico e un bambino con DSA. Questo modo di parlare è un modo che frequentemente incontro, no? Quando mi confronto con gruppi di insegnanti, gruppi di dirigenti, eccetera. Il problema che mi si pone è un problema di configurazione della classe in termini di etichette, per cui ho due autistici, ho un autistico, ho un BE, oppure quanti BE hai quest'anno? Quante volte vi è capitato di confrontarvi con colleghi o dirigenti scolastici, eccetera, e si è usato appunto, avete incontrato questa locuzione? Ho due BES, ho un BES. Tutte le volte che l'incipit di una conversazione sull'inclusione è in questi termini, io mi soffermo su, appunto, su quello che viene fuori e chiedo: ma mi dite i nomi degli studenti? E molto spesso ho trovato difficoltà da parte appunto degli insegnanti a identificare gli studenti prima con il nome, no? Più che con l'etichetta. Che significa questo? Perché noi, il nostro apparato sociolinguistico all'interno di un contesto educativo, l'apparato sociolinguistico è un apparato che si nutre e si alimenta di etichette. A volte i termini che noi utilizziamo fanno la differenza anche proprio nella costruzione di una relazione. Quindi se ad esempio io insulto uno studente, oppure se ad esempio uno studente insulta un insegnante, se si utilizzano o non si utilizzano determinati modi, no? Di configurare o descrivere determinate situazioni, questo fa veramente la differenza. Quindi riflettere sul lessico, no? All'interno di un contesto, di una comunità di pratica, è importante perché molto spesso noi ci rendiamo conto che è il modo in cui alcune cose, alcune situazioni vengono a essere descritte che determina poi determinati comportamenti. Cioè è come se alcuni comportamenti fossero in qualche modo anticipati e inquadrati all'interno di un contesto. Ora, spostandomi al contesto scolastico, penso ad esempio al contesto carcerario, no? In cui si parla di quando ad esempio il detenuto deve andare a colloquio, dice io faccio la domandina, quindi si utilizza un termine in cui si in qualche modo diminuisce una situazione o si crea una situazione, si descrive una situazione che è una situazione in qualche modo di dipendenza, no? Perché si utilizza il termine fai la domandina? Quindi si utilizza questa
diciamo, si sminuisce in qualche modo questa situazione. Che cosa si vuole dare come messaggio dicendo fammi una domandina o fai una domandina rispetto a, a che cosa significa il colloquio, quanto è importante? Quindi il lessico che si utilizza all'interno dei contesti, no? Deve essere oggetto di riflessione, così come oggetto di riflessione dovrebbero essere anche il modo in cui si costruiscono delle modalità comunicative. Se ad esempio le modalità comunicative all'interno di una scuola sono soltanto unilaterali, cioè il dirigente manda delle comunicazioni prescrittive agli insegnanti, questo significa che, diciamo, la modalità comunicativa è costruita in un certo modo. Quindi la dimensione sociolinguistica è una dimensione che ci consente appunto di comprendere tante cose. Un altro esempio che vi posso fare, sempre preso dal mondo della scuola, ma dal mondo di chi lavora all'interno dei contesti carcerari. Attraverso una serie di narrazioni, è venuto fuori che in realtà c'erano tre rappresentazioni del ruolo dell'insegnante. Una rappresentazione dell'insegnante come professionista tecnico, tra virgolette, quindi di fatto un professionista che va a esercitare la sua funzione molto legata ai contenuti di conoscenza, molto legata a determinate competenze, quindi all'interno del carcere di fatto il docente esercita una funzione molto precisa legata appunto al suo ruolo, alle sue capacità didattiche, al suo modo di insegnare. Una visione invece del docente come colui che si prende cura dell'allievo che ha di fronte, no? E quindi un po', diciamo, come in qualche modo una figura che ascolta, che crea empatia, quindi ha delle caratteristiche molto precise. E ancora invece saltavano in queste descrizioni tutti gli schemi, perché la situazione, la relazione con lo studente detenuto veniva a essere interpretata e descritta come relazione tra due persone con due storie differenti. Quindi di fatto non c'era più il docente con l'allievo detenuto, ma erano due persone che si incontravano. Allora vedete come la narrazione, il lessico, i termini che si utilizzano ci dicono molto di come si costruisce la relazione educativa all'interno di un contesto. Quindi l'esempio che io ho fatto del fatto che l'etichetta a volte viene prima del nome ha a che fare col modo in cui si costruisce la relazione educativa all'interno di un contesto. Perché se l'etichetta viene prima del nome, vuol dire che magari io sono più preoccupato dei problemi che una condizione può determinare rispetto a come questa persona sta crescendo. E quindi il fatto che io utilizzi un'etichetta prima del nome dice molto rispetto al mio sguardo educativo all'interno di quel contesto e sul mio modo di costruire la relazione all'interno di questo contesto. Quindi perciò appunto vi suggerivo di riflettere sui termini in uso, no? e in circolazione all'interno dei contesti dell'educazione. Un'altra dimensione sulla quale è utile esercitare una forma di riflessione è anche il rapporto che io ho con il sapere e con la conoscenza. Quindi il tipo di saperi che ad esempio alimentano la mia pratica professionale. Dove ho imparato a fare delle cose? Le ho imparate sul campo, no? Le ho imparate sui libri. Molto spesso a volte si rende conto che le cose che noi leggiamo sui libri, no? Tutta la teoria pedagogica, magari qualche cosa che noi andiamo a attingere anche dalla psicologia, dalla psicologia dello sviluppo, in realtà poi non hanno poco a che fare
con la realtà che noi osserviamo all'interno di un contesto. E quindi a volte appunto c'è una dissonanza molto forte tra le cose che abbiamo studiato, appreso, approfondito all'interno di alcuni contesti e poi quello che è possibile tradurre e realizzare in pratica. Quindi il rapporto tra teoria e pratica. E la riflessione è anche un aspetto è determinante nel mettere a fuoco a volte delle dissonanze, no, tra teoria e pratica, che in qualche modo limitano la nostra possibilità di azione all'interno di un contesto. Perché limitano anche la nostra possibilità di agire e di creare cose nuove, no? Perché magari questo non sta scritto da nessuna parte, oppure non l'ho mai affrontata questa cosa, e oso nell'organizzare la lezione in questo modo, oppure di fatto no, insomma, non, è un tentativo molto rischioso. A volte mi capita appunto che di confrontarmi con delle situazioni che sono molto avanzate dal punto di vista dell'innovazione didattica, e però non hanno ancora un nome, perché di fatto magari gli insegnanti hanno fatto una contaminazione di cose, hanno capitalizzato delle esperienze che loro avevano fatto in altra situazione, hanno preso alcuni stimoli, alcuni spunti da articoli o riviste, e però li hanno modificati, no? Per farli funzionare all'interno del contesto in cui operano. Quindi sono processi molto complessi. La riflessione ci aiuta anche a capire in che modo si costruisce questa relazione tra teoria e pratica, no? Nell'agire professionale, e quanto questo sia un elemento importante per poter cambiare effettivamente le pratiche, perché a volte non ci si sente autorizzati, no, a realizzare l'innovazione. Si sta un pochino così al limite, non si osa, mentre invece riflettere ci dà anche una sicurezza tale per cui di fatto noi possiamo consolidare degli elementi di conoscenza, cioè possiamo dire: questa soluzione funziona. Funziona perché appunto mi ha dato questi risultati dal punto di vista educativo, pedagogico. E questo io lo posso, diciamo, capitalizzare soltanto se io non soltanto agisco, sperimento, ma rifletto su quello che sto facendo, su quello che ho fatto, e cerco anche di condividerlo, no, all'interno di un contesto. Quindi questo è un altro elemento su quale si esercita la riflessione, la dimensione appunto del rapporto tra conoscenza e azione, o anche del rapporto tra mezzi e fini, per cui è sempre, posso usare per raggiungere un obiettivo, no? Posso usare tutti i mezzi sono leciti, oppure ci sono dei mezzi che di fatto appunto non scelgo perché non sarebbero leciti all'interno appunto di un mio quadro di riferimento valoriale. Mi viene sempre in mente un esempio che ho letto in un testo di Makarenko, il poema pedagogico, in cui lui si trovava in questa colonia di ragazzi piccoli delinquenti, no? Che loro avevano tolto dalla strada e stavano cercando di accompagnare in un processo di educazione, diciamo, ricostruzione del loro progetto di vita. E a un certo punto c'era un ragazzo molto positivo, no? che si rifiutava di fare le cose che lui diceva, che lo aggrediva, che lo insultava e lo provocava, no? Anche davanti agli altri ragazzi. E Makarenko perde la pazienza e lo aggredisce, e lo colpisce. E poi lui riflette, ci scrive su, ci pensa, e si rende conto che però dopo quella situazione, di fatto era al di fuori di qualsiasi canone pedagogico, no? I ragazzi gli portavano rispetto. E perché lui aveva, intercettato un loro linguaggio e in qualche modo era entrato in dialogo con loro, anche attraverso appunto una,
un'azione che è un'azione che, è una, che, è un'azione che lui non avrebbe mai considerato legittima, no, all'interno di quel contesto. Cosa significa questo? Che la riflessione ci aiuta anche a comprendere, appunto, la, all'interno del contesto educativo, la dinamica mezzi fini, no? Quanto mi posso spingere, qual è il mezzo più adeguato, ad esempio, premi, punizioni, gratificazioni future, spingere su una motivazione estrinseca anziché su una motivazione intrinseca, quanto giova al mio lavoro educativo? Tutto questo è oggetto di costanti e continui processi di riflessione. Quindi dietro al nostro agire professionale c'è tanto pensiero, e dentro al nostro agire professionale c'è tanto pensiero, no? A volte appunto il pensiero che si sofferma sui problemi contingenti, quindi sulle situazioni di pratica. A volte però è pensiero che deve mettere, che ci consente anche di mettere in discussione tutta una serie di stereotipi e di pregiudizi di cui a volte noi non sappiamo essere portatori. Ad esempio, a volte ci capita, a me a volte anche capita, no? Che mi confronto con degli studenti rispetto ai quali sono convinta che abbiano dei limiti o delle difficoltà, no? Oppure rispetto ai quali non ho grandi aspettative. E mi rendo conto che invece sono in grado di fare delle cose che io non mi aspettavo, se messi in condizione di farlo. Allora, ogni volta che mi succede una cosa del genere, io mi metto in discussione, cioè dico, ma da dove mi viene questo pregiudizio? Da dove mi viene il pregiudizio che questo studente, no, con questo atteggiamento, con questo aspetto, con questa storia, no? Non possa rendere in un certo modo. Quali sono le fonti di questo mio pregiudizio, di queste mie aspettative? Noi molto spesso, appunto, le aspettative noi le agiamo inconsapevolmente. Tante volte agiamo, ad esempio, io a volte, molto spesso sto facendo adesso gli esami online, e a volte ho delle aspettative del tipo, ma gli studenti sicuramente copieranno. No? Allora, ecco, l'altro giorno mi è capitato di fare una prova scritta online e la mia aspettativa era, vabbè, ora devo cercare di controllare che gli studenti siano collegati, perché di controllare che non guardino degli appunti. Quindi è un framework, no? Che però poi a un certo punto mi sono resa conto essere del tutto inadeguato, perché come dicevamo prima, no? La responsabilità del processo educativo e anche del processo di apprendimento è condivisa tra lo studente e il docente. Quindi il docente che pensa che di dover controllare, che non dà fiducia allo studente, che pensa che per forza lo studente vada a copiare se si trova in una condizione di un certo tipo, di fatto è un docente che ha in mente un pregiudizio. E quindi io a volte mi rendo conto di essere portatrice di pregiudizi anche nei confronti, appunto, di questa situazione. Aspettative e pregiudizi. Ma da dove mi vengono queste aspettative e questi pregiudizi nei confronti dei miei studenti? Oppure ho delle aspettative e dei pregiudizi diversi rispetto a studenti che vengono, io insegno in due corsi di laurea differenti, rispetto a studenti che frequentano un corso di laurea e studenti che frequentano un altro corso di laurea. Perché mi aspetto che questi studenti siano più motivati, più capaci, e altri studenti siano meno motivati e meno capaci. Sistematicamente sono disconfermata, perché invece vedo che ci sono in alcuni contesti studenti molto, molto capaci e molto, molto attivi, mentre invece in altri contesti no. E quindi la riflessione è quindi l'esercizio costante di un'analisi critica su quelli che sono i presupposti delle mie azioni, le mie credenze, i miei pregiudizi e l'origine delle mie credenze e dei miei pregiudizi, che possono essere di vario tipo. Io magari, ecco, mi sono spesso interrogata su quella che sia la fonte di questi miei pregiudizi. A volte è una fonte che deriva dalle mie esperienze, ma molto spesso è una fonte che deriva anche da
conversazioni che insomma circolano, discorsi che circolano all'interno del contesto accademico, no? Ora, noi, ad esempio, vi racconto un episodio qualche tempo fa, è girato su internet un video di un mio collega che mortificava una studentessa di medicina che aveva fatto un esame. E a un certo punto la madre di questa studentessa interviene e attacca il professore, dice: "Ma professore, lei però è stato molto aggressivo, ha insultato mia figlia, eccetera, eccetera." E quindi è nata una discussione tra chi parteggiava per il docente, chi parteggiava per la studentessa, chi parteggiava per la madre della studentessa, chi diceva che era una situazione assurda perché la studentessa all'ultimo anno di medicina non conosceva dei contenuti fondamentali e quindi di fatto meritava di essere trattata in quel modo, eccetera. Quindi, in questa discussione io ho visto venire tirar fuori tutta una serie di stereotipi e di rappresentazioni rispetto al ruolo del docente universitario, il ruolo, come deve comportarsi e quindi le aspettative rispetto al setting di esame, come si deve comportare in una situazione di esame, che tipo di domande fa il professore, come deve rispondere la studentessa. Se genitori hanno titolo o non hanno titolo di intervenire. Quindi un processo che mi ha tirato fuori che ha tirato fuori tutta una serie di elementi e di stereotipi molto forti che ho visto profondamente radicati nella forma mentis dei docenti universitari, dei miei colleghi. E ho chiesto a un certo punto, quindi io lavoro con un gruppo di colleghi e ho chiesto loro di raccontarmi, perché all'interno di questo gruppo, a un certo punto, alcuni colleghi hanno incominciato a postare delle storie invece di come loro hanno condotto gli esami, in modo molto differente da quell'esame che loro avevano visto e discusso online. Ho trovato molto interessante queste narrazioni di come loro avevano gestito gli esami. E ho quindi cominciato a raccogliere una serie di narrazioni con loro, no? Di storie di guerra, perché mi sono resa conto che proprio a partire, soltanto a partire da una dimensione riflessiva in cui le persone sono messe in condizione di raccontarsi e di raccontare come hanno pensato, come si sono confrontati con una situazione, come l'hanno risolta e cosa c'era dietro il loro modo di inquadrare quella situazione, si possono veramente attivare dei processi di cambiamento all'interno di un contesto di pratica professionale. Quindi, cosa voglio dire con questo? Che i processi di riflessione sono l'alimento fondamentale per attivare la trasformazione e il cambiamento all'interno di un contesto di pratica professionale e di un contesto educativo. Se non si attivano dei processi di riflessione che hanno anche a che fare con delle provocazioni, no? Degli stimoli che anche molto forti, delle situazioni che ci mettono profondamente in crisi, no? Disconfermando tutte le nostre aspettative e facendoci uscire dalla nostra comfort zone, noi di fatto continueremo sempre a fare le cose nel modo in cui le abbiamo fatte e a portarci dietro tutta una serie appunto di idee, di aspettative, di stereotipi di cui molto spesso non siamo consapevoli. E invece proprio il confronto con gli altri, appunto la messa in campo di processi anche di ricostruzione della nostra esperienza e della nostra pratica professionale, la condivisione di questi elementi che fa la differenza e mi consente di inquadrare in modo differente le situazioni e i contesti di pratica che io vivo. Cosa voglio dire questo? Voglio dire che con questo voglio dire che il miglior dispositivo di lavoro riflessivo all'interno di un contesto educativo si dà sempre all'interno di un contesto che è quello della comunità delle pratiche professionali. Cioè,
Se noi non ci troviamo a confrontarci, a mettere in campo storie, mettere in campo riflessioni, mettere in campo anche situazioni che sono situazioni di successo o di fallimento, storie di successo o di fallimento, noi non avremo la possibilità di attivare dei processi di riflessione. E questo è quello che molto spesso però ci manca. Manca a noi all'interno del contesto universitario. Noi saltiamo da una riunione all'altra riunione online, ormai è tutto online, e raramente abbiamo il tempo di soffermarci appunto e riflettere su quello che facciamo, su come lo facciamo, su quello che c'è dietro, sulla nostra relazione con gli studenti. Però ho avverto anche, e io vi parlo appunto alla mia esperienza. All'interno di un contesto in cui abbiamo trovato e cercato e costruito l'opportunità di fare comunità, quindi incontrarci anche attraverso degli strumenti tipo Facebook, no? Gruppi informali, condividendo appunto materiali, storie, riflessioni. Questo appunto, secondo me, è un indicatore importante di quanto ci sia bisogno, no? Di avere degli spazi e dei contesti in cui possiamo incontrarci per riflettere insieme. Perché la riflessione nel corso dell'azione di cui vi ho parlato all'inizio, cioè di chi si confronta in modo anche artistico e creativo con i problemi quotidiani della pratica, la esercitiamo anche da soli. O anche in collaborazione magari con un gruppo di colleghi che in quel momento abbiamo convocato sul problema. Ma la riflessione sulle premesse delle nostre azioni, sulle epistemologie, sui pregiudizi, sulle credenze, la possiamo esercitare soltanto se siamo all'interno di un contesto di condivisione di significati. They keep on talking, it's obnoxious, cause we just watched in the office for it, like the 45th time, and we off that cause they toxic, and we just lost in the drop in vibes, and far from the motherfucking dim lights, and it's amazing how ungrateful we become, trying to prepare for everything, like a change ain't gonna come, and it's crazy how damn hateful we begin without love, as all these busy bees been burning out they butts, you are not anything, that's what you are.